Dai, oh figa, manca poco. Frank, manca poco per cosa? Poi perché sei sotto sta catapecchia rugginosa che potrebbe cadere da un momento E figa, all'altro? la casa di Mac Miller è una persona piuttosto nervosa. Voglio affrontare il mio medico per il mio diritto di morire. Sì, Frank, ma potrei sapere perché sei venuto a meditare in questo posto, con tutti, non so, i posti che ci E figa, me sono? l'ha detto Jack Sparrow. Dice che il contadino assorba energie negative. Frank, cosa cazzo stai dicendo che se... Dai, Frank, ti spara, tirati via di lì, per No, favore. no, figa, è un bravo uomo, non mi farà niente. Frank, ma sei in mano un fucile a pompa che sembra un... Sì, il mio c***o, lo so, gliel'ho appena detto. Sì, ok, Frank, ma non penso sia contento di vederti nella sua proprietà, te ne puoi andare, per E no, favore. figa, per concludere la meditazione serve il fumo. Cioè, Frank, c'è un tipo col fucile a pompa che non vede l'ora che tu te ne vada e ti metti a fumare lì davanti. Secondo me si incazza di brutto Ma no, questo. figa, un bravo uomo, non succederà niente. Ah, Frank, se lo dici tu. Comunque, bella raga, io sono Flayne, bentornati, siamo qui, oggi, su GTA 5, davanti a un contadino piuttosto incazzato e Franklin che fuma. No, 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 molla via tutto, Frank, vatti a nascondere da qualche parte di questa coppa, vai Figa, sotto. pure Jack Sparrow ha detto che è innocuo. Frank, ma sei ti accolto con un fucile a pompa, che cazzo è innocuo? Vabbè, non, prima di cominciare, visto quest'uomo... Porca vacca, si è messo male, è un po' incazzato, vi invito a lasciarmi un bel pollicione in su, cerchiamo di arrivare almeno a 8.000 mi piace per questo video. E commentatemi qua sotto con scritto... Il contadino incazzato, una roba del genere. Madonna santa, ma questo ragazzo non muore più. Figa, però aveva ragione Jack Sparrow, è piuttosto liberatoria come cosa. Frank, ma se ti spara con un fucile a pompa, liberatoria dove? A parte che non muore più st'uomo, cioè, non c'è bisogno di dargli fuoco. Ma non potevi lasciarlo lì, porca miseria. No, no, figa, i contadini sono orgogliosi. Questo mi viene a cercare e mi fa fuori. Adesso dammi solo un secondo con una cosetta da fare. Frank, se non ti dispiace, io avrei un esperimento da fare E no, comunque. figa, so che nei paraggi stanno per giustiziare uno che mi sta sulle palle e voglio partecipare anch'io. Che poi, Frank, non devono giustiziare nessuno, è unicamente un poliziotto che ha arrestato un altro. Quindi, per favore, no, lascia perdere. No, no, buono, ma vado pure in centrale. Ci penso io adesso a sto tizio. Frank, ma lui vede che devono carcerare. No, 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 ma non devi. No, no, vada via. Frank, sei un cretino, porca miseria. Figa, secondo me ho sbagliato persona. Come hai sbagliato persona, Frank? Eh sì, figa, stavo cercando Moanno il castrato. E che devi fare a sto povero disgraziato, porca miseria, Frank? Io voglio andare a fare l'esperimento, ma hai rotto le palle, E decisamente. no, figa, eccolo lì. Frank, se devi far fuori anche questo, gli spari subito così non perdiamo tempo in chiacchiere. Sarebbe meglio non gli sparassi, però, visto che ormai sei fatto così. Figo, è lei quello che si è fatto castrare. Sì, l'ho desiderato fin dalla nascita. Figa, sei stato sempre tu a dire in giro che non riesco a farmi più di 50 puttane una sera. Sì, perché è matematicamente impossibile. No, no, figa, queste cose avvelenano troppo. Poi sangue, non dovete dire neanche per scherzo. Dai, Frank, lo lasci in pace, che non t'ha fatto niente, non ha detto nulla di strano, per favore. Frank, andiamo via, va là che è meglio. Ma qual è l'esperimento che faremo quest'oggi? Sono decisamente curioso di vedere cosa potrebbero I miei fare. polmoni se fumassi la radice della cattonga che mi ha portato Jack Sparrow. No, Frank, non hai capito un cazzo! Ma la smetti di sparare contro la casa del E no, vicino? figa, ha cominciato lui, le mie ciabatte devono ancora saltare fuori. Dai, Frank, vaffanculo, per favore. Non toccare il bong, no. Niente, quest'oggi andiamo a finire così. Io non so perché, non riesco proprio a No, fermarlo. non vedo l'ora che mi porti quelle radici, cioè devono essere una cosa spettacolare. Frank, tra quanti giorni è che vedi il medico? Posso saperlo? Ma figa, probabilmente la settimana prossima. Bene, Frank, secondo me prenderai tante botte, ma tante. Dai, io allora mando giù un po' del mio analgesico preferito, dopodiché sono di nuovo a posto. Il medico non si accorgerà di nulla. Stavo dicendo comunque quest'oggi, ombra, sono curioso di vedere cosa succede ai poliziotti fermi ai lati della strada, quelli che tendenzialmente anche nei film quando vedono sfrecciare qualcuno lo inseguono inesorabilmente. Ecco, se noi dovessimo appunto passarci davanti, tipo, non lo so, il limite, non so quanto c'è in strada, qua sarà, che cazzo ne so, tipo, non lo so, i 200 o anche 200, 300 orari, come potrebbero prenderla? Avremmo un livello di sospettato, se ne sbatteranno completamente le scatole, anche perché in teoria comunque dovrebbero tenere buono l'ordine della strada. Frank, quest'oggi ci rimarrai malissimo, secondo me. Dove stai andando, tra l'altro? No, no, figa, un conto in sospeso con Jack Sparrow. Frank, Jack Sparrow è un figlio di puttana, porca vacca, lascialo stare, che è No, meglio. no, figa, gli ho prestato $20.000 il mese scorso e non me li ancora dà. Frank, ma se ti chiaverà $200.000 a settimana, tu manco te ne accorgi. Ma no, figa, alla fine è un bravo. Ma se ti ha mandato all'ospedale 20 volte, Frank, gli spari una volta per tutte. Figa, so che di solito stava sotto a sta pioppa a fumare finché non perdeva gli occhi. E vabbè, allora vai a parlare con Jack Sparrow, ma con tutte le persone non. Cioè, dei due preferisco il porcaro. No, il porcaro no. Cazzo ne so, qualsiasi altra persona. Ma non quest'uomo, dai, che palle. Figo, Jack, ti ricordi che i $20.000 che ti prestai il mese scorso? Non è che per caso me li puoi ridare? No, dai. Dai, oh, figa, Jack, erano soldi miei. No. Figa, ma come no? No, 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 fai mona. Frank, la smetti di ragionare con questo imbecille che porca vacca non ci salti fuori. Ma no, figa, sono un tipo difficile, adesso me li dà, tranquillo. Ma porco d***o. Ma non so, beh. Cioè, fammi capire un attimo. C'è quell'imbecille, t'ha anche accoppato. Lasciamo perdere che c'ho Michael, adesso torno Franklin. Ma sì, figa, Jack Sparrow tipo un po' nervoso, lo capisco. Frank, ma se ti deve dei soldi ti ha anche sparato, che cazzo stai dicendo? No, no, figa, ma Jack ha un cuore d'oro, si vede che è un po' nervoso. Frank, ma sei sempre così, porca miseria, guida bene. Il punto principale dove trovare questi agenti... vabbè, normalmente dove ci sono gli spiazzi. Ce ne sono alcuni dove è più probabile trovarli, questo è scemo. Stavo dicendo comunque, ovunque c'è uno spiazzo è possibile trovare questi poliziotti, che in teoria dovrebbero essere quelli che controllano l'ordine della strada. In teoria, in pratica non lo so, perché comunque non c'ho
mai provato, non ci ho mai fatto caso. Vorrebbero anche essere abbastanza, cioè non è che sono facilissimi da trovare, si trovano anche a ignoranza, l'ho trovato un sacco di volte, però fidatevi che oggi li cerco e vado lì apposta, zero. Allora, tre posti dove potrebbe esserci il loro spawn, lo so, no, sta in strada, non fare incidentacci, ok. Che dovrebbe essere uno di fianco appunto dove c'è Geppo, un altro dove stiamo andando adesso, che è praticamente vicino alla falegnameria, che è quello che interessa principalmente a me, mentre l'altro è situato, raga, vicino dove c'è la zona dei barboni. Non so se vi ricordate appunto il video dove Frank l'aveva fatto, non lo so, la rapina in banca, quella roba simile. Ecco, una roba del genere, ma se guidassi in modo cristico magari eviteremmo... Io non so come faccia Franklin, dopo essersi fatto tutte le cose che si è fatto, a schivare tutte ste macchine. Ma ok, tra l'altro dovrebbero essere anche qua, cioè esempio sugli spiazzi. Allora, manca poco, cioè in teoria, perché questa zona mi disorienta un sacco. Mi ero già visto proprio, c'era l'accoppiamento tra questa macchina e la sua, che facevano le macchine piccole, fermati, in un modo abbastanza brutto. Cioè io non so come facciano schiantarsi, c'è una roba incredibile. Allora, ok, vedete dove c'è sto cartello a sinistra? Loro dovrebbero essere qua sotto. E appunto, a differenza degli altri posti, voglio utilizzare questo perché qua ne possiamo avere due di poliziotti, ed è un po' più figa la cosa. L'altro poliziotto invece è situato nella zona là in fondo. Adesso io sono sicuro che faremo una fine. Cioè io non... Cioè sembra che abbia l'anticollisione quest'oggi. Frena. No, no. Oh, ecco, meno male. Stavo dicendo comunque, l'altro tizio dovrebbe essere qua in fondo. Non mi sembra esserci, anche perché dovrebbe essere qua in fondo. Poi non so se può spawnare tipo qua in fondo, là in fondo, qui di fianco, subito. Quindi facciamo una cosa, dovremmo andare avanti tipo il tempo, non so di quanto. Dovrebbe essere anche qua, cioè in teoria noi passiamo il ponte, dovrebbe essere sulla nostra destra. Adesso, io prima non l'ho visto quando sono passato di qua. Comunque, è qua in mezzo. L'altro punto, appunto, del suo spawn è qua in mezzo. Ho detto punto 500.000 volte, ma ok. Ho mandato avanti il giorno in modo da appunto refreshare la zona. Vediamo un attimo se è apparso oppure no. Adesso Frank, perché giri in contromano? No! Frank, cosa cazzo ti sei fumato prima? Ma niente di che, giusto lo spiro di Jacob. E cosa farebbe sta roba, porca vacca? Non ti schiantare, frena. Ok, ecco. Nessun effetto particolare, brucia solo i neuroni. Che persona intelligente che sei, Frank. Comunque non ci sono. Ancora no. Ok, peccato. Andiamo avanti, comunque andiamo a vedere nell'altra zona. Andiamo avanti ancora il tempo. Non so se ci sia un orario definito, secondo me no. Mi sono allontanato un po' in modo da appunto far caricare la zona senza l'uso del teletrasporto, anche perché secondo me può dar fastidio. Poi non lo so, dipende. Però così diciamo che mi trovo assolutamente molto meglio. Ci ammazzeremo. Io non so come faccio. Ok, la macchina è distrutta perché è andato più che altro a sbattere contro il guardrail o cose simili, ma incidentarci con le macchine. Meno male quest'oggi. Mi sembra bravo, sta in carreggiata, no. No, prima ce la fai a guidare in modo cristico? No, ok, finiremo malissimo. Ci ha fatto una roba bruttissima quello là in fondo. Ma proprio brutta. E figa, l'ho visto, fossi a nuoto per il cappiato gli darei un 10. Franklin, tralasciando il fatto che tu mi faccia sempre più schifo, sotto il cartellone ancora purtroppo non c'è nessuno. Non so se possono spawnare anche un po' a destra, un po' a sinistra, non ho idea. Fatto sta che volevo vedere in sta zona se era spawnato qualcuno. No, deve venire qua. Dato che comunque non sto vedendo questa grandissima differenza tra caricamento con e senza teletrasporto, possiamo utilizzarlo, non c'è. Mi sono spostato in una zona neutra per dare avanti il tempo in modo da riuscire a beccarlo prima, perché seriamente mi sta facendo impazzire sti tizi. E vediamo se tipo un orario al tramonto possa essere favorevole. Ho messo le 18. Non rompete le palle, porca miseria. Comunque, dai, dimmi che ci sono, perché mi sta venendo veramente il nervoso. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, porca miseria. Andiamo a vederla avanti magari. Adesso, scusate la poca finezza, ma io penso che sia più probabile che Franklin trovi una battona vergine. Diamo un'occhiata anche in questa zona del deserto, a vedere se è possibile trovare qualcosa. Ma durante tutti gli altri giorni, vi giuro, li incontro un sacco di volte. Quest'oggi che mi servono, zero. Sembra proprio che è tipo, non lo so. No, con calma, dimmi che c'è, ti prego, dimmi che dietro c'è spuglio. Andiamo avanti ancora un po', raga, direi di fare una roba. Come orario potremmo mettere le 19. Alle 18 non c'era nessuno. Non so, magari alle 19 ci grazia. Con che convinzione lo sto dicendo poi? Se pari in modo standard che è sempre colpa del raffreddore. Comunque, che palle, deve venire qua proprio, qua di fianco, subito. Mi sono teletrasportato qua in fondo, ma non c'è nessuno neanche qui. Oh figa, io di sto passo proporrei prima di andare a fare un giro. Frank, assolutamente no, che la volta buona che te ne vai è la volta che succedono le cose. Quindi stai zitto, dimmi che c'è qualcuno questa volta, per favore. Non c'è nessuno neanche stavolta. No, ci sono! Non ci posso credere. Madonna, cioè, non lo so, avete presente? Non so neanche io, comunque sono questi. Allora, devo riuscire a non investirli, e questo ok. Io devo accelerare, dopodiché devo attivare l'abilità di Franklin in modo appunto da non investirli e passargli davanti ai 200 e rotti orari. Ovviamente non devo andargli incontro con la macchina, devo passargli solamente vicinissimo in modo che loro non si allertino, perché ho cercato di investirli, ma si allertino unicamente per la velocità. Fatto sta che comunque ci siamo, tutto è pronto, andiamo sulla corsia d'emergenza qua in fondo. Acceleriamo come, come disgraziati. Attiviamo l'abilità 230 orari, gli passiamo praticamente davanti, guidando come scemi. Non gliene frega niente. Cioè zero di zero proprio. Non ha un gran senso sta cosa. Allora perché li hanno messi lì a fare? Cioè non servono a niente in pratica. Cioè sono messi lì così a caso. Facciamo un'altra prova, vediamo un attimo cosa succede. Vai. No, non si è bloccato.
raga, non ci voglio credere. A parte il fatto che sono morto, mi ci sono sminchiati i comandi sul mouse. Perché io freno sul mouse e non mi ha frenato. Ci ho messo 2 anni per trovarli, li trovo e li investo. No vabbè raga, ma io ho preso a testata il muro. Ok, l'esperimento l'ho fatto, gli sono passato di fianco, non hanno fatto niente. Però io volevo testare altre cose, non solo questo. Non spawnano più, io questi li ritrovo l'anno prossimo. Giorno 450, la cosa si fa ancora più ardua. Riusciremo a trovarlo qua in fondo? Non ne ho idea. No, non si trovano più. No, cioè raga, uccidetemi, non li troveremo più. Poi sicuramente in un video dove non mi servono spawnano subito e di continuo, perché è così. Però è allucinante, ho fatto avanti e indietro 500 volte. Io non posso credere a sta cosa, vi giuro. Quando non faccio niente mi spawnano di continuo, li trovo sempre, li vedo assolutamente un sacco di volte. Questa volta sotto al cartellone non c'è niente. No, no, figa, mi è venuta un'idea. Quali sono le tue idee, Frank? Che sono piuttosto strampalate di solito. Cosa vuoi fare? Figa, dato che comunque con i poliziotti non scorre buon sangue. Vai avanti, Frank, non sto capendo. E che qua c'è tanta legna. Frank, arriva al sodo perché io comincio a preoccuparmi. Cosa stai facendo? Figa, mi sono rotto il c***o, se mi faccio una sera. Frank, ma è normale che ogni video debba concludersi in questo modo?